Buonasera o quasi buonanotte, insomma, era doveroso aspettare di vedere come finiva questa giornata, che in realtà non è ancora finita perché finisce domani con Juventus Lazio, ma insomma sappiamo benissimo che Juventus Lazio non ha nessuna valenza di classifica, mentre invece questo testa a testa tra Milan e Inter dice che si arriverà all'ultima giornata. Personalmente ho guardato praticamente entrambe le partite. Devo dire che ho visto un Milan molto contratto all'inizio e poi però dopo è saltato fuori l'entusiasmo, la spinta di San Siro. San Siro con 80.000 persone che ti spingono è una roba pazzesca. Senti un ruggito dietro le spalle che ti spinge in avanti ed è veramente straordinario l'effetto che ti fa questo stadio. Poi devo dire che anche insomma, l'accostamento cromatico del rosso e del nero infiamma molto, no? Anche la scena. E devo ancora parlare di questo giocatore straordinario che è Leao. Io non so chi abbia ancora il coraggio di criticare questo giocatore. È strepitoso, è, boh, non lo so, è, intanto è arrivato a 11 gol, ma poi è bellissimo da vederlo giocare, cioè ha una potenza e classe al tempo stesso straordinari. E poi parliamo anche del gol di Theo Hernandez, no? Vedere un giocatore che si fa questo coast to coast, ma non dritto, sembrava facesse il super G praticamente, no? Lo slalom e poi arrivare fino là in fondo e avere la lucidità di buttare la palla in porta. Vedete cosa fa l'adrenalina, cosa fa l'entusiasmo, cosa fa la fame e la voglia di vincere, cosa fanno la fame e la voglia di vincere. Quello che è mancato molto alla Juve di quest'anno. La fame e la voglia di vincere, fare un gol e provare a farne subito due, se ti capita di fare due, provare a farne tre. No, non si è quasi mai vista questa cosa, quasi mai. Uno, sufficiente. Se è 1-1, facciamo 2-1, sufficiente. No, io adesso quando sto vedendo il Napoli ormai tagliato fuori, vince 6-0 col Sassuolo, poi va a vincere fuori casa. Poi da tre gol al Genoa quest'oggi. Lo dico, la Juve non l'avrebbe fatto. Non l'avrebbe fatto. Cioè, e infatti non l'ha fatto. Ha risultato acquisito, ha perso contro il Genoa, ha stentato contro il Venezia. È lì che si vede la differenza, ragazzi. È lì che si vede la differenza. Colpa dell'allenatore, colpa dei giocatori, colpa un po' di tutti? Non lo so. Però voglio dire, può essere colpa dell'allenatore, ok? Non gli ha dato la mentalità, perché, insomma, se Allegri non è capace di dare una mentalità vincente dopo aver vinto tutto quello che ha vinto gli anni passati, non lo so. Ma qui dovrebbero arrivarci in parte anche i giocatori, cioè, voglio dire, facciamo la partita, divertiamoci, andiamo a vincere la partita, proviamoci. No, cioè io quando vedo le altre mi chiedo, ma perché le altre ci riescono e la Juve no? Perché? Fatemi una risposta, perché le altre ci riescono e io no? Cioè io non mi aspetto niente di particolare domani sera contro la Lazio. Spero di sbagliarmi, perché vorrei vedere, visto che poi sarò lì, vorrei vedere anche una bella partita e magari un po' di gol, ecco. Ma non lo so, non c'è, ma non c'era neanche prima, ragazzi. Vi ricordate l'ultimo scudetto che vinse Allegri, lo vinse con 5-6 giornate in anticipo, non vinse più la Juve poi. Non vinse più, tant'è vero che alla conferenza stampa di presentazione di Sarri gli tirò la stoccata, senza mai nominarlo ovviamente, lui disse la cosa che vorrei eliminare è vedere le ultime partite, magari il risultato acquisito, giocate con sufficienza, senza andare ad inseguire il risultato. Ok, poi lui ha dovuto sudare un po' di più per vincere lo scudetto, ma l'ha vinto, bisogna dargli atto, ha vinto lo scudetto con la Juve. Ed è emblematica quella frase nello spogliatoio quando disse se a Bonucci, se l'avete vinto anche con me, vuol dire che siete proprio bravi. Ecco, poi sapete tutti quali sono state le vicissitudini di Sarri, che voleva già andarsene a gennaio, ha dovuto modificare il suo modo di fare, di giocare, perché con la Juve non riusciva a mettere in atto la sua filosofia di gioco. E bisogna interrogarsi anche su questo, però, ragazzi, perché quando sento rimpiangere Sarri, se voi andate a vedere le partite di Sarri dalla seconda metà in su, non
non è che l'aveva giocato in maniera strabiliante. È anche vero che poi è iniziato il Covid, gli stadi chiusi, però certi blackout, vi ricordate San Siro 2-0, 4-2 nel giro di 10 minuti, altre partite vinte in maniera stentata. Non era una Juve così bella da vedere, evidentemente anche lui aveva incontrato grosse difficoltà, tant'è vero che aveva dovuto modificare la sua filosofia. Questo per ricordare che domani sera Sarri sarà la prima volta avversario della Juve dopo 2 anni in quello stadio in cui ha vinto comunque il suo ultimo scudetto, la Juventus, e il suo primo, Maurizio Sarri. L'Inter, l'ho vista anche quella stasera, molto pratica, molto concreta. Ha sofferto, ha chiuso sul 3-1, vuole inseguire fino in fondo, rompere le palle fino in fondo al Milan, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Ok? E dopo un 2-0 che probabilmente avrebbe del Milan, che avrebbe schiantato qualunque avversario o qualunque seguitore, o qualunque seguitrice, dipende se avversario o squadra, naturalmente. E invece l'Inter è andata a vincere 3-1 a Cagliari, fregandosene totalmente del fatto che il Cagliari sta lottando per salvarsi e che difficilmente si salverà adesso. Difficilmente, perché ha 2 punti dalla Salernitana, ad una giornata dal termine. Secondo me, credo che il destino del Cagliari sia abbastanza segnato e vorrei anche qua aprire un grosso interrogativo perché la rosa del Cagliari non mi sembra da retrocessione, ma sono 2 o 3 anni che arrivava lì lì e questa volta probabilmente riesce ad andare in Serie B. Però, sempre per interrogarsi sulla Juve, la Juve avrebbe reagito così con una vittoria del Milan? Non lo so, mi sto facendo la domanda, eh. Mi sto facendo la domanda, non sono così sicuro. Ecco, io vorrei capire, perché poi alla fine è tutta la testa. È vero che devi essere anche bravo a giocare, deve esserci un bravo allenatore, tutto quello che volete, ma poi anche la testa di chi va in campo. E la testa della Juve quest'anno? O non l'ha messa, o l'ha messa a sprazzi, o quando l'ha messa comunque si accontentava così, gol di vantaggio. E non dai una bella immagine, è inutile, non dai una bella immagine. Perché? Ma perché? Perché il calcio è fatto di gol, di emozioni, di fame, di voglia di vincere la partita, anche se non conta più niente. Ma è bello vincerla, è bello fare gol. Credo, credo, io non ho mai giocato a calcio, ma insomma, vedo mio figlio che quando fa gol è la persona più felice del mondo, ok? Quindi credo che sia il bello del calcio questo. E non capisco perché a volte ci sia questo atteggiamento, vabbè, tanto ormai, ma no, no. Vediamo, sono molto curioso per domani, anche se ripeto, non mi aspetto niente di che. Non ci sono aggiornamenti di mercato, ragazzi, c'è sempre la questione. Pogba, e in questo senso posso aggiungere che Allegri, così come spinge per Di Maria, spinge anche per Pogba perché è il giocatore che secondo lui gli serve assolutamente per dare peso a questo centrocampo. L'ultima cosa che dico, domani è la penultima, poi ci sarà l'ultima, posso dirlo finalmente. Iscrivetevi al canale e ci vediamo. Domani nell'intervallo, perché io sarò a Torino, quindi diretta Facebook nell'intervallo di Juventus-Lazio. E beh, non ho letto niente del messaggio di Dybala, perché l'avete letto. Io credo che basti leggerlo. Leggetelo. Il passaggio indicativo è: pensavo che avremmo continuato assieme. Non è il VAR, eh? Era indicare questa frase qua. Qui c'è tutto. Qui c'è tutto. Ciao ragazzi, a domani.